volevamo un paese semplicemente, no, più normale, mi viene in mente D'Alema, più semplice, un paese in cui i giovani non vanno con tutta la bellezza a ricordare un loro coetaneo morto, ma si occupano della loro vita, crearsi la loro vita. Noi viviamo indietro a pensare quanta solitudine e quanto dolore ha provato Peppino in passato, e penso anche quanta solitudine proviamo noi che dopo 30 anni ancora siamo legati a questa memoria maledetta che altri possono risolvere, non noi. E questo è spaventoso. Abbiamo così tanta memoria che è così pesante che non ne possiamo più. Ecco perché forse guardiamo anche il Grande Fratello. Perché non ne possiamo più di tutta questa memoria. È un rifiuto. E non la possono risolvere solo i magistrati. Ecco perché Certo. noi giornalisti non possiamo pubblicare anche una sacrosanta verità, ma che nuoce alle inchieste. Perché poi i magistrati gli abbiamo detto: questi sono affari vostri, sbrigatevela. Perché non c'è stato un popolo pieno di dignità che non ha che non doveva soltanto dare la delega ai magistrati, risolvetevi i delitti e noi ce ne fottiamo. E purtroppo anche questo è avvenuto ed è terrificante. Scusate, No, no, non no. basta. Allora, Matteo Messina Denaro è l'ultimo dei corleonesi, diciamo, che è un po' come dire l'ultimo dei moicani, ed è il custode dei segreti del papello di Riina. Difficilmente Matteo Messina Denaro, questo è il mio parere, verrà arrestato, diciamo, a breve termine. Matteo Messina Denaro è l'uomo che conosce esattamente chi nel famoso 91 ha stretto i patti con Riina e con la parte stragista, diciamo, della mafia per poter avviare la strategia stragista. E io sono andato a parlare con la moglie separata del senatore D'Alì, che ha ospitato, diciamo, nella sua tenuta di campagna il giovane a Valderice, il giovane Matteo Messina, e lì è venuto uno spaccato, diciamo, spaventoso di rapporti, di Borghesia. nucleo forte di sostegno della mafia, che è fatto da questa borghesia mafiosa trapanese, che lo ha, diciamo, non metaforicamente, ma di fatto allevato nella culla. Cioè, è un mafioso stragista corleonese nato e cresciuto e allevato dentro i salotti buoni della borghesia mafiosa trapanese. Io credo che questo, diciamo, se verrà un giorno raccontato, costituirà il migliore spaccato, diciamo, il migliore racconto per farci capire esattamente che tipo di rapporti ci sono stati, al di là poi delle sentenze, al di là delle indagini, al di là poi di tutte le acquisizioni giudiziarie a cui sono abituati, che cosa è stato veramente il rapporto tra la mafia sanguinaria è una borghesia siciliana che l'ha sostenuta e che ne è stata, diciamo, la principale beneficiaria. Qui possiamo aprire un discorso che però ci porterebbe molto, ma molto lontano. Tanto, ci hanno fatto anche segno di stringere, sennò muoiono tutti. Sì, Nicola, su questo vuoi dire? Sì, no, una cosa sola, la cosa che fa impressione in provincia di Trapani è che ci sono stati degli anni, gli ultimi anni, in cui c'erano valanghe di arresti. Ci sono stati 2 o 3 anni in cui hanno arrestato di seguito in 3 anni ogni anno 100 persone, come se in paragone a Palermo ne arrestassero 1.000. La vera gomorra della mafia più pericolosa, più politica, è questa provincia, che non per niente ha goduto di fari spenti nella lotta alla mafia, nessuno ne parlava. Però è anche vero che da qualche anno a questa parte c'è qualcuno che questi 100 mafiosi l'anno li ha arrestati, li ha sbattuti dentro. Ed è stata un'opera impressionante quella che hanno fatto. Hanno fatto vedere che per la prima volta, anche a Trapani, anche nella provincia di Trapani, lo Stato, quando vuole, può fare moltissimo, questo è evidente. La cosa che fa impressione è che però qui spesso i mafiosi, i capi mafia, sono imprenditori. Poi grattano la vernice dell'imprenditore di successo e trovano che è un mafioso, che è capomafia. Una mafia che non spaccia, non ha contatti diretti con le squadre dei killer, una mafia che è sistema. Ed è questa la gomorra che fa paura. Non i casalesi che, per quanto bravi a fare soldi, non impongono trattative, non fanno saltare in aria i magistrati, non ammazzano i politici, non ricattano. Questa è la vera gomorra. Quella di cui però gli italiani si sono innamorati è quella dei rifiuti interrati, del pizzo e roba del genere. Ma questo è un altro.
grande mistificazione. Salvatore. Ho fatto 24 figli con 12 donne. I call myself a exotic escort. My gosh, I like two times. Come essere contro la pioggia? Anybody can buy a gun in the streets. Torture. Sentenza morena. Senza censure.